Un cordiale saluto ai nostri radioascoltatori, ben ritrovati con la nostra rubrica settimanale Ponte Radio sulle frequenze di Radio Colbe. Ben ritrovata Manola, ciao. Ciao Roberto. Hai passato bene la settimana? Direi di sì. È classica domanda, adesso io la faccio anche nell'altra adesso trasmissione. Adesso te la faccio come... io. Hai passato bene la settimana, Roberto? Insomma, abbastanza, dai. Sono andato domenica, allora abbiamo fatto il pranzo fuori con la famiglia, ho avuto modo di andare a Parco Labia, che è in quel di Fratta Polesine, è un parco molto bello con degli alberi secolari che varrebbe la pena vedere. Quindi domenica prossima tutti quanti al Parco Labia? Però ci è capitato una disavventura, nel senso che avevo il pallone del bambino, di Giacomino, poi, ovviamente lui corre nel parco. Sì. E l'abbiamo lasciato in un punto, eravamo solo noi nel parco, siamo tornati indietro e non c'era più il pallone. Ok, e quindi qualcuno si è preso il nostro pallone, quindi ne approfitto per fare un appello. Uso privato di mezzi radiofonici. No dai, ho voluto raccontare questo simpatico aneddoto. Poi abbiamo la nostra bandiera italiana, sì, qui che qua. Siamo sempre a sostegno degli atleti azzurri che stanno affrontando le Olimpiadi. Grandi ragazzi e ragazze. Abbiamo ottenuto tantissime medaglie, però quello che ne ha più di tutte è sempre il generale Figliuolo, come è stato scritto. Ce l'ha sempre lui, sì. È sempre lui. Bene, dai. Allora, entriamo nell'argomento della puntata odierna. L'avevamo già detto la settimana scorsa, oggi si parla di sport. Di sport, esatto. Quindi in sintonia anche con le Olimpiadi, perché ci sono atleti che non sono tutti quanti alle Olimpiadi, ma che comunque continuano a fare grandi imprese. Mm-hmm. Ne approfitto anche per ricordare il secondo posto della nostra Alice Fracassetto nel pattinaggio in Portogallo, medaglia d'argento, quindi ai campionati europei. Grandissima la nostra atleta di Lusia, Alice Fracassetto. Bene. A proposito, basta l'ultima parentesi, diamo il benvenuto ai nostri ospiti che sono due, quindi sono Gianluca Santa Caterina. Ciao Gianluca, che abbiamo già in linea. Ciao Roberto, buonasera a tutti. E la dottoressa Alessandra Berto. Buonasera dottoressa. Buonasera a tutti. Meglio se mi chiamate Alessandra. Ok, va bene, molto benissimo, bene. Per noi va benissimo. Molto bene. Iniziamo con Gianluca. Esatto, Gianluca Santa Caterina è qui per un motivo particolare, perché sta portando avanti un progetto bellissimo di solidarietà con la collaborazione appunto della dottoressa Alessandra, che si intitola Schio Ostuni in bicicletta per solidarietà, che partirà il 1 settembre da Schio e si concluderà il 12 tra il 12 ed il 15 ad Ostuni. Gianluca, ti chiedo subito come nasce questo progetto, che deriva da una problematica di salute, ma comunque adesso tu ci spiegherai meglio. Sarò molto breve, anche perché non devo andare indietro molto nel tempo. A fine marzo ho fatto una visita agonistica, io sarei più un runner, più un ciclista, e anzi non sono certo uno sportivo, l'introduzione degli atleti olimpici mi sembra eccessiva. Comunque faccio questa visita agonistica, il medico sportivo bravissimo ha notato delle anomalie, adesso non sto a tediarvi andando nel profondo. Tediaci. Sì, se vuoi pure anche dirlo. Sostanzialmente avevo una quantità smisurata di extrasistoli asintomatiche completamente, nel senso che io questa visita l'ho fatta di mia sponte, senza avere sintomi, problemi o nessun tipo di rallentamento. Io correvo 10-15 km ogni giorno, soprattutto in montagna, essendo io di Schio, le montagne alle spalle, quindi mi buttavo nel bosco al mattino presto e ci rimanevo per un po'. E il medico sportivo mi consiglia di mettere l'Holter, che è quella macchinetta che ti monitora con precisione assoluta il cuore per 24 ore, e da lì i problemi sono sostanzialmente aumentati. Avevo il cuore che si fermava durante la notte. E mi hanno detto, non te ne sei accorto? No, io la notte dormo, quindi non me ne sono accorto. C'è altre robe da pensare. La stessa ero in ospedale, qui a Sant'Orso, sarebbe diciamo l'ospedale di Schio, e ci sono rimasto 15 giorni in terapia semi-intensiva, e il 1 aprile, ironia della sorte, mi è stato montato un pacemaker.
proprio per però evitare che il cuore durante la notte si fermasse ulteriormente con conseguenti problemi. Quindi mi hanno salvato la vita, è il caso di dirlo, molto probabilmente se non avessi fatto questa visita, e da lì ho deciso di adoperarmi per diffondere la cultura della prevenzione. Ripeto, senza quella visita forse non sarei qui a parlarvene, e nel contempo di destinare parte del mio tempo, risorse ed energie a fare del bene, insomma a promuovere delle iniziative benefiche. Da lì nasce con la dottoressa Berto un progetto un po' più ampio che magari lei in termini specifici vi spiegherà meglio, ma sostanzialmente ho deciso di andarmene in Puglia in bicicletta, ecco, mamma mia, del discorso, partendo il 1° settembre. Ostuni, che è in provincia di Brindisi? Brindisi, sì, okay. Sì, leggermente nell'entroterra, però insomma, una città che conoscono un po' tutti, la città bianca. Quindi, okay. Ascolta Gianluca, adesso tornando sempre al tuo problema, tu hai detto che non avevi sintomi? Cioè le estrasistole non le sentivi, perché per esempio c'è chi le avverte le estrasistole, no? Magari durante il giorno, e con un farmaco so che possono anche passare. Sì, diciamo che io avevo appunto due tipi, cioè due problemi: il cuore che si fermava la notte, che si è quindi risolto con il pacemaker, questa macchinetta che qualora il cuore si fermasse durante la notte per più di X secondi, dalla scossetta, tenete conto che io quando sono stato questi 15 giorni in ospedale ho avuto pause notturne fino a 8 secondi, che se proviamo a contarli sono veramente tanti, sì. Mamma mia. E la mia fortuna era che il cuore era allenato dal punto di vista coronarico, nessun tipo di problema, non ho mai fumato, un'alimentazione abbastanza sana. No, non posso dire di non bere, altrimenti mi tolgono la cittadinanza veneta. Certo, esatto. Però diciamo la fortuna di essere in salute ha contribuito, evitato. Le coronarie erano a posto proprio per il vino, diciamolo. Esatto, non fumando ma bevendo del vino era perfetto. Esatto. Comunque il problema delle invece extrasistole, che nel caso mio sono una quantità smisurata, lo stiamo gestendo con dei farmaci, certo. Che però non è sempre facile azzeccare il farmaco per ognuno di noi, cioè il nostro corpo è un po' sofisticato e particolare e reagisce in maniera diversa ai farmaci, però adesso sto benino, ho ripreso la mia attività sportiva con più calma, con il controllo della frequenza cardiaca, quindi anche da lì nasce l'idea di spingerci sulla bici, perché in piano, no in salita, in piano la bici insomma è meno faticosa della corsa, proviamo proprio a pensarla, o già in semipiano, in discesa, la bici va da sola, mentre quando correre comunque, anche in discesa, no? Esatto, e quindi nasce l'idea di fare questa cosa con la bici, anche perché comunque la bici mi permette di percorrere distanze maggiori rispetto alla corsa, insomma fare 1000 chilometri di corsa sarebbe stato un po' più mamma mia, un po' impegnativo. Ma e quindi Gianluca, lo scopo di questo viaggio qual è? Perché ci hai detto che c'è uno scopo di questo viaggio. Sì, allora lo scopo di questo viaggio è in termini chiamiamoli teorici promuovere questa cultura appunto alla prevenzione, all'attenzione. Poi la necessità per molte persone che come me hanno subito un intervento non complicato ma abbastanza invasivo, nel senso io per il resto dei miei giorni ci avrò questa scatoletta di ferro sotto cute, ma di questo vi parlerà meglio la dottoressa Berto, quindi tutte le dinamiche di recupero post intervento, e poi un aspetto molto più pratico e diretto. Ho scelto un'associazione che ha sede qui a Schio, che si chiama Contro l'esclusione, controlesclusione.it, la cui mission è quella di sostanzialmente creare dei percorsi, iniziative e progetti a favore dei ragazzi con disabilità varia. E quindi questa associazione è fatta dai genitori e la volontà è proprio quella di stimolare, utilizzando il mio seguito social e questa cassa di risonanza che questa impresa sta già avendo, questa mia iniziativa,
per stimolare le persone a donare. E con piacere posso dire, visto che anche stamane ho incontrato la presidente dell'associazione, che i primi contributi sono già arrivati, insomma, quindi ringrazio chi l'ha fatto. Ottimo, ottimo. Bello. Ecco, anche noi dopo realizzeremo un piccolo video, come al solito, sul nostro canale YouTube, e metteremo tutte le informazioni per dare il contributo, quindi un IBAN e una PayPal. Sul video. Sì, sì, certamente, che sarà quello diretto dell'associazione, ovviamente. Certo, certo. Ecco, questa avventura ha già tappe fissate, ti stai allenando anche, immagino, in questi giorni? Allora sì, praticamente vado in bici ogni giorno, quasi, perché comunque non saranno molti, saranno una media di 90 km al giorno, però farli per 10-11 giorni, 12 consecutivi, non è facilissimo. Non è facile, tanto certo. Più, ripeto, che io sono agonista, quindi mi sto allenando. Le tappe sono già fissate, sì, nel senso che appunto talvolta 85, talvolta 105 km, una media di 90 più o meno. E sì, io sostanzialmente da Schio scenderò aggirando i colli Euganei per evitare le salite, e da lì mi butterò poi sulla costa, che seguirò fino in Puglia, saltando il Gargano, tagliando ovviamente il Gargano e arrivando a Ostuni. Passerai anche per la nostra città, ovviamente, per Rovigo, insomma. Abbiamo dei tratti in pianura. Abbiamo dei tratti in pianura, solo se ci È come un biliardo. Allora, Gianluca, nelle città dove ti fermerai, ti farai ospitare da qualche amico, da qualche simpatizzante? Hai degli sponsor che ti stanno sostenendo anche? Allora, entrambe le cose, nel senso che, come dicevo prima, questa iniziativa sta un po' sulla bocca di tutti, adesso non vorrei fare il fenomeno, però sta riscuotendo grande successo in termini di interazioni, quindi mi capiterà spesso di dormire o mangiare a seconda o ospite di qualcuno. Altra cosa bellissima è che in molti si sono offerti, resi disponibili a fare dei tratti in bici con me. Bello. Per parlare della nostra zona, qualche giorno fa mi ha chiamato una persona che non conoscevo, mi ha contattato via Instagram di Chioggia e mi ha detto: senti, ti dispiace se mi raccogli e facciamo 2-3 giorni assieme? Che con piacere. Bello. E quindi qui a Schio dovremmo partire almeno in una ventina, che man mano ottimo. Minimo dovremmo aggregarci anche io e Giannese, partendo da Rovigo, dovremmo farlo. Mi sembra il minimo. Vedi, Giannese, prepara la bici, abbiamo il primo settembre. La bici. No, poi Roberto, ho degli sponsor che sono stati fondamentali, perché comunque il progetto ha degli oneri e dei costi che sono stati appunto sostenuti da questa serie di sponsor. Nelle brochurine sono elencati che hanno creduto nel progetto, insomma, ecco, questo è quanto. Gianluca, sei già pronto per presentarlo? Oggi lo presenti a noi, ma nella tua zona hai conferenze stampa pronte per dare divulgazione al progetto? Allora, domenica scorsa, 5 giorni fa è uscito un articolo su Il Giornale di Vicenza, che è il giornale della nostra provincia. Il 6 di agosto, molto importante, avremo la presentazione presso la sede comunale a Schio, alla presenza dell'assessore allo sport e del sindaco, con un conseguente patrocinio. Bello. Poi sicuramente a fine agosto andrà in onda una nostra video intervista a me e ad Alessandra sul Mattino di Padova. Questi intanto sono i programmi. Perfetto, benissimo. Comunicazione. Come facciamo a seguirti, Gianluca? Perché tu sei molto social. Allora, se digitate il mio nome su Google, nome e cognome, lo trovate sicuramente, però diciamo che il social sul quale maggiormente posto soprattutto informazioni, stories e post relativi a questa iniziativa è Instagram. Facilissimo, nessun nickname, il mio nome è Gianluca _ _ _, quindi Santa Caterina
letterina, tutto attaccato con due T-finali. Ottimo, ottimo, quindi dopo iscriveremo anche questo in, grazie, in video. Grazie, grazie Roberto, ti ringrazio tanto. Ecco. Però tutta questa avventura non era possibile senza la collaborazione della dottoressa Alessandra Berto, che è psicoterapeuta di Padova, psicologa e in questo caso anche mental coach. Alessandra, come è nata la collaborazione con Gianluca e qual è stato il ruolo tuo in questo progetto? Allora, la collaborazione con Gianluca è nata in modo abbastanza naturale, nel senso che lui si è rivolto presso il nostro studio di Padova, costruttivamente a tre sedi, Padova, Montebelluna e Rovigo, chiedendomi una consulenza e presentando questo progetto, che ovviamente era ancora un po' abbozzato, poi insieme insomma l'abbiamo reso un po' più articolato. Io che di natura sono una persona estremamente curiosa e dove ci sono situazioni un po' innovative mi ci butto a prescindere, e ho deciso insomma di dare il mio contributo a questo progetto. Di fatto, di fondo, l'elemento che mi ha portato ad aderire insomma a questo progetto era sicuramente la dimensione della storia di Gianluca, ma nella misura in cui mi aveva affascinato il suo modo di reagire a questa esperienza, perché credo che insomma gli imprevisti della vita possano accadere a tutti, ma quello che fa la differenza è come noi reagiamo alle situazioni. Certo. Quindi il fatto che di fronte ad un imprevisto abbastanza significativo questo evento non sia in qualche modo un limite per Gianluca, ma stia diventando un'opportunità, e quindi mi piaceva insomma l'idea di dare il mio contributo rispetto a questo, e soprattutto che ci sia questa dimensione di divulgazione, perché credo che ci siano molte persone insomma che vivano esperienze come Gianluca, se non in questo, con questa specifica peculiarità, ma in altri modi, e il fatto di far vedere che si può reagire anche con positività penso sia un bel messaggio. Poi insomma nell'esperienza clinica che io ho incontro persone tutti i giorni, e credo che mandare un messaggio anche di positività sia uno dei motivi anche per cui io faccio questo lavoro con molta passione, ecco. E, ecco, la nostra conoscenza è nata un po' così. Il mio ruolo in questo momento sarà, abbiamo già iniziato con Gianluca un percorso di mental training, e quindi in qualche modo lui sta facendo delle sedute con me di ipnosi ericksoniana, ne parlo in modo così aperto. Sì, sì, raccontaci. Chiaramente, chiaramente perché proprio per lo scopo del progetto e chiaramente con il consenso di Gianluca non c'è alcun segreto professionale, chiaramente non divulgo contenuti, ma l'obiettivo è un po' di raccontarvi e di condividere quali sono le prassi che stiamo un po' condividendo proprio per questo progetto. Quindi con lui stiamo facendo delle sedute di ipnosi ericksoniana, che è una tecnica proprio molto diffusa oggi nell'ambito sportivo e nell'ambito della psicologia del benessere, oltre ad essere una tecnica usata per la percezione del dolore. Con lui stiamo lavorando in un obiettivo specifico, che è quello della concentrazione. Nel momento in cui invece Gianluca sarà partito per la sua esperienza, sì, chiaramente non faremo questo tipo di intervento, ma faremo delle sessioni quotidiane, che chiaramente faremo in una modalità online, di colloquio motivazionale. Quindi per me sarà importante verificare il suo livello di motivazione, mantenerlo sempre ad un livello elevato e soprattutto aiutarlo a decodificare quelli che possono essere gli stati emotivi che in questo momento non possiamo prevedere, ma che possano accadere, nel senso che in questo momento è tutto bello, meraviglioso, e poi sì, quello che succederà chiaramente non lo sappiamo, ma è importante insomma
che Gianluca non sia solo in questa esperienza, ma che abbia anche un tecnico che possa aiutarlo a decodificare come si sente e a restare in qualche modo concentrato sul raggiungimento dell'obiettivo. Dell'obiettivo, certo. Ecco. Quindi le due tecniche che in qualche modo stiamo usando sono proprio questo, l'ipnosi ericksoniana e il colloquio motivazionale. Ecco, questo è un po' il mio ruolo all'interno di questo progetto. Ok. Ecco. Quanto importante è lo sport nel recupero psicofisico in situazioni post-operatorie o comunque di grande stress? Allora, rispetto a questo direi che c'è molta letteratura scientifica che ci dice quanto sia importante non solo nella fase di recupero ma anche nella fase di gestione di stati emotivi prevalentemente legati ad ansia e a depressione, che possono essere manifestazione del tono dell'umore che noi riscontriamo dopo un intervento dal punto di vista fisico o comunque un imprevisto ad alto impatto nella vita di una persona, come può essere nel caso di Gianluca. Sicuramente è importante il ripristino dell'attività sportiva o l'avvio anche proprio dell'attività sportiva per un aumento della fiducia, della consapevolezza e per in qualche modo integrare il cambiamento che la persona sta vivendo. Nel caso di Gianluca, ma non è chiaramente solo lui la persona a cui faccio riferimento, c'è un cambiamento anche da un punto di vista fisico. E noi sappiamo che il corpo è in qualche modo spesso il nostro biglietto da visita. Ci sono certo. persone che hanno caratteristiche dove la dimensione estetica è molto importante, quindi trovare una cicatrice, trovare come nel caso di Gianluca il pacemaker, che comunque si nota. È visibile, è vero che è visibile. È visibile, possono diventare degli elementi che inducono le persone per esempio ad un isolamento sociale, che manifestano tratti depressivi, che hanno un rifiuto di questa trasformazione. Quindi il fatto di poter invece fare sport con regolarità, soprattutto e prevalentemente da un punto di vista aerobico, permette di fronteggiare al meglio questi stati emotivi. Chiaramente quello che viene consigliato è che ci sia un'attività fisica quotidiana, non importa quanto una persona la faccia, ma è importante la costanza, ok? Soprattutto si sono rilevati insomma in letteratura gli effetti duraturi se l'esercizio è regolare, soprattutto nelle persone che hanno caratteristiche depressive. Vedi, alla fine men sana in corpore sano funziona sempre, i nostri proverbi... Bisogna trovare il tempo. Una base di realtà. Vero, Alessandra? Un po' ci hai già risposto un pochino, perché la domanda successiva era: per lo sportivo, quali sono i vantaggi dell'avere al proprio fianco un mental coach nello svolgimento di un'impresa come ad esempio quella di Gianluca, che è un'impresa abbastanza impegnativa anche perché lui ha il pacemaker, insomma. E poi ti volevo chiedere, e uniamo, se ci avevi comunque già risposto, se sarai presente tappa per tappa, oltre ad esempio all'online, se avrai un modo di vederlo anche dal vivo, Gianluca. Allora, di fatto dal vivo purtroppo no, perché quando lui partirà io sarò in ferie e per essere una professionista sana ho bisogno anch'io di avere delle pause rigeneranti. Comunque, e quindi Gianluca, si adeguerà al tuo online, suppongo. Quindi Gianluca sicuramente nella fase iniziale, insomma per quasi tutto il percorso, si adeguerà all'online. Siamo ancora a quel punto di domanda, ci sono ancora alcune cose da definire se lo raggiungerò a studi magari... no, insomma, ma l'idea potrebbe essere questa, dobbiamo ancora definire insomma alcuni dettagli. Magari se vai in vacanza in Puglia ti trova. Alessandro, dovevi andare in vacanza in Puglia? Sì, ma a saperlo. La Sardegna non è una cosa che disdegno probabilmente. Ok, no, Gianluca che cambi insomma a Gianluca che cambi il percorso, che vada in Sardegna quindi in bicicletta a nuoto, Gianluca. Devo gonfiare le gomme, sì, parecchio. Alessandra, come facciamo se vogliamo seguirti? Perché un mental coach secondo me può servire a più di qualcuno.
Allora, vabbè, potete trovarmi sia sul sito dello studio che è www.costruttivamente.it, nel mio sito personale che è www.alessandraberto.it, oppure sul mio profilo Instagram che è Alessandra Berto psicologa, credo ci sia l'underscore da qualche parte, ma poi ve lo mando corretto. Va bene, va bene. Scriveremo anche questo in sovraimpressione, come si dice, esatto. Ottimo, beh, bello, quindi, io non vedo l'ora che parta Gianluca, perché il primo di settembre, se parte da Schio prima o poi, non so se passa per Rovigo, non già non la me prima l'ha tappa detto. Gianluca, quando prevedi arrivi? Di passare? Allora, l'idea è di fare Schio Monselice come prima tappa, sì. Poi Monselice Lido di Spina, passando per Chioggia a recuperare questo amico, l'amico virtuale, perché non lo conosco, però anche lui ha avuto problemi cardiaci e quindi ci accomuna qualcosa, e poi Lido di Spina Riccione, mi sembra, terza tappa, Riccione Ancona e avanti. Quindi probabilmente tu tangerai, diciamo, il Polesine e lo attraverserai in zona detta del Po, praticamente venendo giù da Chioggia. Sì, perché poi da Monselice per spararmi su Chioggia devo stare un po' più alto rispetto a Rovigo, magari là lungo, dipende. Se mi ma no, veniamo su noi in bicicletta fino a Monselice, cioè due sportivi. Beh, come me e Roberto, stai scherzando? Non ridere Alessandra, per piacere. Beh, anche da Monselice ci sono buone possibilità che ci sia qualcuno che sono in scena. Sì, esatto. Infatti noi... anche uno degli sponsor appassionati di bici che abita in zona, probabilmente farà anche lui Monselice, sentono la nostra radio, e per quindi cui potrebbero che gli ascoltatori che si vuole aggregare ovviamente a Gianluca, basta insomma seguirlo come vi diceva prima sui profili, soprattutto Instagram, così un pezzettino di tappa magari di percorso si può fare tra una tappa e l'altra. Va bene, noi vi ringraziamo ragazzi, grazie per essere stati qui con noi. Grazie Gianluca. Grazie e... dei ragazzi, soprattutto nel caso mio. Certamente. Nel caso mio, grazie dei ragazzi. Vabbè. Sempre ragazzi. Sempre ragazzi, essere. Sempre nel cuore e nell'anima. Assolutamente, grazie a voi per l'opportunità, per avermi permesso di parlare di questa iniziativa. Ma ti seguiamo e poi magari a settembre, quando adesso noi riprenderemo, ci racconteremo, certo. Nuovamente, magari possiamo risentirci. Con piacere. Poi ricordo a tutti quelli che ci stanno ascoltando, se ha voglia di fare una piccola donazione per questa associazione. Certo, ovviamente. Poi noi ricordiamo tutto e mettiamo tutto in sovraimpressione, perché con l'associazione contro l'esclusione di Schio, ricordiamolo, perché esatto. È meravigliosa questa cosa. Va bene ragazzi, vi alla salutiamo prossima, buona serata, ciao. Grazie mille, grazie, ciao. Grazie a voi, ciao. Tante cose interessanti, bellissima questa iniziativa da Schio Ustuni in bicicletta per solidarietà dal 1 settembre al 12-15, bisognerà vedere il tempo che ci le tappe con Gianluca Santa Caterina e tanti che speriamo insomma si uniscano in questo percorso. Viaggio, in questo percorso. E direi di fare una pausa musicale, certo. Dove ci ascolteremo una canzone che tiene il ritmo, tiene il passo e invita a pedalare. A pedaliamo, tra poco. Pedaliamo. Rieccoci qua, bentornati in studio, questo è sempre Ponte Radio con Roberto e Manola, seconda parte della puntata dopo l'intervista interessante che abbiamo fatto nella prima parte, questa bellissima iniziativa che avremo modo ancora di parlarne, certo. E di presentare. E, abbiamo sentito anche questa canzone, Frank I Energy, Pedala, un bel invito a pedalare, a essere attivi anche poi. Ho scoperto che lo sport fa benissimo per qualsiasi tipo di recupero. Infatti abbiamo visto, quindi la possibilità di avere la possibilità di fare sport è veramente una cosa importantissima. Certo. Parliamo adesso di un'altra iniziativa, forse poco conosciuta dai cittadini, e quindi ci teniamo appunto a divulgarla, perché tante volte ci sono le cose e non si sanno, certo. Ovviamente.
E in questo caso stiamo, abbiamo in linea una rappresentante del comitato Sì, aboliamo la caccia, che sta raccogliendo le firme per promuovere un referendum per l'abolizione della caccia. Come sappiamo, per la nostra legge, ecco, per promuovere un referendum è necessario raggiungere il traguardo delle 500.000 firme, e quindi ne parliamo con una... abbiamo già avuto modo poi di averla ospite con noi, e do il benvenuto a Deborah Mangolini. Ciao Deborah. Ciao Deborah, benvenuta. Ciao Roberto, ciao Manola, buonasera a tutti. Ben ritrovata innanzitutto. Ecco, grazie. Ti chiedo prima di tutto, questa iniziativa da chi è promossa? Beh, questa è un'iniziativa purtroppo poco conosciuta e quindi ci stiamo lavorando, ed è promossa dal comitato Sì, aboliamo la caccia, al quale collaborano ovviamente tutti i volontari contrari alla caccia, che hanno tempo ovviamente da dedicare e che si adoperano, insomma, con tutto il cuore e con tutta l'anima per togliere via questo sport, se lo vogliono chiamare così, che di questo non si parla, ecco, insomma, questa è la nostra forza. Certo, e quali sono le motivazioni che vi hanno spinto ad intraprendere questa battaglia che state portando avanti? Allora, di motivazioni ce ne sono comunque tante. Io penso che prima di tutto sia per tutti noi un dovere tenere conto che, insomma, gli esseri viventi hanno comunque un cuore, un'anima, e vanno comunque rispettati come tali. In più penso che ad oggi, e già da un po', non abbiamo più bisogno di andare a caccia, grazie al cielo, per mangiare, e visto che purtroppo ne vengono già sacrificati tanti, lo sappiamo, in malo modo anche, non vedo per quale motivo dover andare a caccia barbaramente, perché secondo me è una cosa barbara uccidere animali per poi sollevarsi la coscienza e mangiandoseli. Insomma, io penso che sia necessario, magari, diciamo, usare, se si può dire così, quelli che sono purtroppo allevati per questo, anche se io non mangio carne, quindi non sono d'accordo, però è giusto che non vengano sacrificati, ecco, questa è una delle motivazioni che ho molto a cuore personalmente. Ecco, dove è possibile firmare per aderire alla promozione del referendum, Deborah? Ecco, allora, Manola, è abbastanza facile, direi, perché ci sono banchetti sparsi ovunque in tutte le piazze principali di tutte le città e province. Okay. Se no si può andare ovviamente presso il proprio comune di residenza, agli uffici anagrafe, a quelli elettorali, all'URP, e comunque c'è un sito che è www.referendumsiaboliamolacaccia.it, nel quale appunto sono ben descritte diciamo gli orari, le zone, le date, quindi si può consultare questo sito. E poi l'unica cosa che posso dire è di invitare tutti, amici e parenti, ad andare a votare per abrogare questa cosa, la caccia. Ok, tutto chiaro allora, per chi è interessato deve solo andare in uno di questi luoghi a porre la propria firma. Sì, molto semplice, esatto. Va bene? Ok, benissimo Deborah, sei stata rapidissima ed efficace, e avremo modo magari di ritrovarci in radio anche per raccontarci come va questa iniziativa. Ecco, esatto. Assolutamente, certo, ci contiamo. Va bene, grazie Deborah. A tutti voi. Grazie Deborah. A tutti. Ciao Manola, ciao Roberto. Ecco, quindi questa raccolta firme, abbiamo detto che si svolge appunto in tutti i comuni, e poi ci sono anche dei banchetti nel territorio, nelle città. E certo. E informazione, guarda Manola, che praticamente mi ha incuriosito i dati che sono arrivati dall'AGCOM, no? Riguardanti l'editoria quotidiana, ovvero l'autorità ha censito che ci sono 105 testate attualmente attive per 1.103.000 copie vendute, no? Wow.
e anzi un miliardo, scusa, 103.826 coppie che però sono in calo del 13% rispetto al 2019. Dici, pensa, il cartaceo? Quindi, il cartaceo, sì, quindi okay. L'editoria quotidiana riguarda i quotidiani. Certo. E c'è sempre meno l'abitudine appunto di leggere il giornale, non so se tra i tuoi amici, conoscenti, ma c'è leggiamo, questa, dai, ma questa dici tendenza. Il giornale cartaceo o in generale il giornale, quindi anche l'online? No, no, più che altro ecco il cartaceo, i dati sono riferiti ai giornali stampati e appunto nel secondo trimestre del 2020, sono gli ultimi dati disponibili, solo il 17,6% degli italiani ha deciso di informarsi sui quotidiani, quindi però c'era una situazione un po' particolare, perché durante la pandemia sai che hanno un po' spinto, i vari quotidiani hanno spinto per l'online, anche perché non si poteva muovere tantissimo. Sì, sì, tanto, tanti abbonamenti si stanno un po' trasferendo sull'online, diciamo, e, infatti sta avanzando questo tipo di informazione anche tra un po' tutti gli utenti. Comunque c'è stato un declino di 12 punti percentuali, però, pensa, dal 2010 al 2018, perché si è passati da un 38 al 26% di informazione. Quindi, appunto, anche a livello europeo. In generale è andata comunque in diminuzione, non è che quelli che non hanno acquistato il quotidiano si siano spostati all'online. Non c'è stato questo passaggio. Ma magari pare qualcuno, no. Però non c'è stata una compensazione, diciamo, delle vendite dei giornali online, però online tanti sono gratuiti, quindi magari tante persone preferiscono informarsi in questo modo. Cominciamo con gli eventi, diamo eventi. Spazio agli eventi, continua tra Ville e Giardini, il 3 agosto ad Ariano nel Polesine, a Santa Maria in Punta, precisamente nella piazzetta antistante la chiesa del Traghetto, una delle più importanti interpreti della scena teatrale italiana, ovvero Maria Paiato, rappresenterà l'avvelenatrice, ovvero la storia di una diabolica settantenne. Incuriosisce, sì, questa rappresentazione. Il 4 agosto invece ancora novità a Traville e Giardini, nel giardino dell'abate dell'abbazia della Vangadissa di Badia, la voce rivelazione della 71esima edizione del Festival di Sanremo, il giovane cantautore Fulminacci. Eccoci, addirittura, ecco, che meraviglia, insomma, quindi un grande acquisto. Poi il 5 agosto si prosegue a Ceneselli con una sinestesia di voci e suoni regalate dal canzoniere Greccanino Salentino, per arrivare poi all'8 agosto ad Adria in piazza Cavour con il concerto carico di emozioni dei Quinto Rigo. Belli. Ecco, insomma, poi quindi ci spostiamo in quel dei Colli Ugani, visto che insomma sì, se ne parliamo sempre molto volentieri, perché c'è l'ultimo appuntamento per Sentieri Sonori. E questa volta saremo sempre ovviamente al tramonto, ma dal Monte delle Forche, sì, che è molto suggestivo. Ci sarà questo duo, Giovanni Ceccarelli e Ferruccio Spinetti, con Renzetti, quindi è un trio, che porteranno ovviamente un meraviglioso jazz sui Colli Euganei e porteranno un programma che si chiama Morriconi, che sarà Morricone, che cosa potrà essere un omaggio al fantastico compositore e maestro recentemente scomparso, e quindi si focalizzeranno un po' tutta il concerto sulla sua opera musicale dedicata al cinema. Io già me la immagino, insomma, immagini, Nuovo sì, Cinema Paradiso, C'era una volta in America, in questa bellissima location che sono sempre i Colli Ugani. Al solito ovviamente basta soltanto andare sul sito di www.sentierisonori.it, troverete tutte le specifiche, ovviamente siamo ancora in pandemia, quindi il distanziamento, mascherine. Il ritrovo sarà a Teolo in via Guglielmo Marconi. Io poi ricordo già questo appuntamento, perché poi ricordiamo ai nostri radioascoltatori che questa è l'ultima puntata della stagione, per cui ci ritroveremo poi a settembre, come abbiamo già avuto modo di accennare in parte. Il 22 agosto ci saranno i Tanto per ridere a Costa di Rovigo, nel campetto parrocchiale, esatto, mi ha appena mandato l'ICS l'iniziativa,
nello Smascherati Tour 2021. Simpatico anche l'ora. Il nome della, del tour degli amici di Tanto per Ridere, che sono anche spesso ospiti, insomma, alla nostra radio con Thomas e tutto. Cineset, programma estivo del cinema, appunto. Giovedì 30 luglio, non si sa ancora, dovrebbe continuare però anche ad agosto. Sì, ma non abbiamo di sì. Infatti c'è ancora gli appuntamenti. Comunque c'è il sito dove poterlo andare a vedere i prossimi appuntamenti su asmsetonline.it/cineset-medio2, dove ci sarà appunto il programma. Però c'è l'ultimo appuntamento in programma già definito, giovedì 30 luglio ai Giardini delle Due Torri, Finché c'è Prosecco c'è Speranza di Antonio Padovan. Molto veneto questo titolo, direi che ne ho visto un pezzo, era quello che ti dicevo l'altra volta, che manca la seconda e quindi parte. Dobbiamo andare a vederlo, Robby, seconda sì, parte. Sì, arrivo verso le 10:15, tanto la prima parte l'ho già vista. Okay. Tutte le proiezioni iniziano alle 21:30, si potrà accedere appunto dalle ore 21. Anticipo, visto che comunque chiudiamo insomma questa sera, poi ci rivedremo a settembre, si saranno già svolti a Ferrara, ci saranno i Baskers, sempre belli, dal 25 al 29 agosto. Quest'anno sono al Parco Massari, quindi comunque in un luogo chiuso, recintato. Ora non so come saremo messi col Green Pass, ma da capire come saremo. Comunque il progetto è sempre molto bello, perché ovviamente i basket hanno qualcosa di... magari faranno entrare, non so, nell'area in cui... contingentati, penso. Ingressi contingentati, anche se... dove sono, però non sono in centro. Parco Massari è vicino al Palazzo Diamanti. Ah, ok. Quindi non è in centrissimo. Sì, un po' sì, verso... sì, lì magari è un posto dove possono organizzare distanze molto... di sicurezza, eccetera. Certo, anche perché essendo chiuso, cioè nel senso che il parco ha delle entrate e delle uscite. Infatti riesci a regolare gli accessi. È più gestibile. Ci sono dei nomi, grandissimi nomi, come sempre, per cui seguite sul sito di ferrarabaskers.com tutti gli aggiornamenti, anche sui profili social, perché sono le cose più aggiornate. Comunque questa 34esima edizione, se non sbaglio, sì, mi pare di aver letto di qua. Comunque è una tradizione per Ferrara, confermo, rassegna internazionale del musicista di strada giunge alla sua 34esima edizione da tutto il mondo, esatto. Bene, abbiamo detto tutto. Facciamo una lacrima, io posso fare una lacrima. Beh, conclusiva. Non voglio andare in ferie, di questi voglio mesi, stare qui. Insomma, è stata dai una... E siamo così, quasi un anno, Robby, a settembre festeggiamo. La doppia conduzione, infatti. Quindi invece Ponte Radio già io prima lo facevo, Robby, da qualche anno. Ultra vent'anni, no? No, quasi? Vent'anni no, non lo so, non ci pensavo in questi giorni, ma in che anno è che ho cominciato? Ma la data precisa? Non c'è, la dobbiamo scoprire, adesso chiederemo a Don Bruno se si ricorda. Andremo a vedere in qualche archivio qua, audio della Robby, cerchiamo la primissima tua registrazione. Sì, introvabile, tanto interessa a nessuno. Ma là, a me sì che interessa. Comunque dai, è stata un'annata diciamo in maschera. In maschera, sì. Oggi in sempre... maschera bianca io, in maschera nera. Abbiamo fatto sempre la conduzione, chissà adesso con i vaccini a settembre se continueremo. Ma penso di sì. Sì, perché anche con i vaccini comunque si può essere contagiosi. Si può essere contagiosi. Le precauzioni dovranno continuare. Noi insomma saremo bravissimi come fino ad adesso. Saremo ligi al nostro dovere. Grazie mille dell'ascolto. Un cordiale saluto da Roberto Giannese da Manola. Ciao buone a settembre. Vacanze, divertitevi, fate i bravi. Mettete la crema, mi raccomando. Mamma mia. Non scalare.